Buongiorno Claudio Borghi e benvenuto sulla Strada della Libertà. Buongiorno. Buongiorno. Grazie Buongiorno. ovviamente Claudio per questo collegamento, ma ti faccio ascoltare 30 secondi di un contributo. Vai. È un momento magico. Ci vuole anche un po' di coraggio per correre. Guarda, tu ce l'hai il coraggio. Bisogna che noi non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro che si dice questo qua non va bene o non va bene. Adesso le situazioni devono essere chiare. Il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino, quindi non rompete i coglioni, fatemi la cortesia, perché se no ci rimettiamo tutti. Non siamo più quelli che eravamo 10 anni fa, mettetevelo bene in testa, ed è meraviglioso, tutto tende al caos, all'entropia, tutto tende all'entropia, e l'entropia è la nostra matrice oggi, il caos, dal caos vengono le idee meravigliose, e ci saranno, la costituzione di un ombelico dal vertice al territorio, la ricostituzione di una specie di meetup, io i meetup li ho fatti io con Casaleggio, con Fico, li abbiamo fatti, erano così, ci guardavamo, cosa pensiamo, cosa c'è, non si capiva niente e si è continuato a non capire niente, ognuno portava una versione dei fatti, adesso il mondo è diverso. Eccoci qua, il mondo è diverso, la politica è diversa, i programmi rispetto alla nascita di un movimento sono diversi, però io voglio ascoltare Claudio Borghi perché non vorrei che codesti due fanciulli cerchino di nascondere un incesto ormai nato tempo fa. Partiamo da qua, Claudio. Che tristezza, mamma mia. Lo so che è domenica mattina, Claudio, io lo so. Non incazzarti con me che ti ho rovinato la mattinata. Mi fece di sentire qualche patriota, qualche... invece Dio buono, siamo passati dai patrioti al caos, all'entropia. In questo momento l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è il caos, perché il caos l'Italia l'ha sempre prodotto in abbondanza. Ci sono delle minacce incredibili per il nostro paese. Invece di andare uniti contro appunto queste minacce che per la maggior parte dei casi sono portate avanti da poteri fortissimi, esatto. Questi che dovevano essere quelli contro i poteri forti si sono trasformati istantaneamente nei cani da guardia di questi poteri forti, esattamente di questi poteri forti, vabbè, cioè, ecco. Alla fine viene bene il vecchio detto che se vuoi far bene una cosa devi far da solo. Esattamente, partiamo da qua perché poi quest'oggi voglio un po' puntare soprattutto rispetto alla tua figura che comunque di MES si è occupata, di Euro si è occupata, insomma sta un po' anche nella tua storia politica e anche diciamo professionale da un certo punto di vista. Quindi tra poco, oggi dicembre, insomma c'è in scadenza la riforma del MES, quindi questo meccanismo europeo di stabilità o ESM o European Stability Mechanism, un po' ognuno lo definisca come vuole, che si dovrebbe concludere appunto con l'approvazione definitiva di questo trattato al vertice europeo di dicembre, un trattato che ha dei vulnus incredibili, che veramente forse è l'ultimo rush finale per la distruzione della nostra economia sotto ogni punto di vista, per un degrado, un'implosione sociale ai massimi livelli. Ecco, io volevo un attimo che pezzettino per pezzettino, magari poi un pochino entriamo nello specifico, tu cominciassi un po' a inoltrare questo argomento assolutamente importante, che poi fosse da un certo punto di vista si collega a due cose. Uno, all'entrata di Mario Monti, quindi cambia completamente l'area politica all'inizio del 2012, la finanza prende totalmente in mano la sovranità nazionale o cerca di annullare la sovranità nazionale attraverso un governo non eletto dal popolo, e poi comunque forse anche chi dice euro sì o euro no, con l'euro qualcosa ha a che fare con la genesi dell'euro e quindi questa camicia di forza degli stati nazione. Ecco, scusami magari la premessa un po' lunga, però lascio a te la parola. No, Claudio. Ma figurati, hai fatto benissimo, perché è sempre opportuno ricordare da dove veniamo. Allora, esatto. Il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, è stato probabilmente uno dei più grandi ladrocini della Repubblica. Una roba tipo... in prospettiva storica la spada di Brenno, no? Presente, tu puoi lamentarti, assolutamente, che... cioè, tu sei, hai perso e paghi, cioè, non stavi neanche tanto a discutere, no? su come, perché il fatto è che la
pagamento, vale a dire quello preteso dopo la sconfitta antidemocratica dello spread al primo giro, quello con cui fu fatto cadere Berlusconi, fu messo Monti. Io capisco le sconfitte, diciamo così. Quello che capisco poco è la scarsa dignità che tante volte noi abbiamo nella sconfitta. Cioè, ci hanno obbligato a mettere Monti, non abbiamo capito niente di quello che stavano facendo prima. Va bene, per carità, ci può anche stare. Ma arrivare proprio a certificare con il voto che ci va bene così, forse anche no. E non è possibile che il primo MES, no? Quindi diciamo il Fondo Salva Stati, abbia avuto in Parlamento solo il voto negativo, il voto contrario della Lega e di pochissime persone che avevano capito di che si trattava, no? Come per esempio Crosetto. Caspita, significa che in quel momento in tutto il Parlamento non c'erano minimamente gli anticorpi, cioè c'era della gente che non so, non sapeva di che cosa si stesse parlando, oppure in generale c'era uno shock così grande derivante da quello che era successo nel 2011 per far cadere Berlusconi, che il risultato è che hanno votato qualsiasi cosa e avrebbero potuto tranquillamente mettergli sul piatto qualsiasi provvedimento, non so, bombe atomiche o cose di questo tipo, che la gente avrebbe schiacciato il bottoncino. Non si può dire che erano tutti disinformati, perché se la Lega ha votato contro, evidentemente era informato. Evidentemente qualcuno col cervello acceso c'era. Però non è sufficiente. Cosa ve la dico in due parole come andò, perché magari qualcuno non l'ha ancora capito ancora adesso. Scusate. Prego. C'era lo spread. Per la prima volta appare questa roba qua. E perché appare lo spread? Beh, lo spread appare perché con una decisione politica si fa fallire la Grecia. A quel punto i titoli di Stato diventano pericolosi, la gente normalmente li vende e vende ovviamente quelli dei paesi che pensavano potessero essere i primi a andare in crisi dopo la Grecia, no? E noi eravamo fra quelli. Bene. Allora a un certo punto si dice no, questa roba qua non può andare avanti così, e credo che non può andare avanti così, cioè noi pagavamo praticamente il 5% all'anno di interessi in più rispetto alla Germania, immaginate voi come poteva essere possibile su tutta la montare del debito pubblico, bisogna fare lo scudo antispread. Esatto. Anti-spread. L'unica cosa che potesse essere uno scudo antispread era la banca centrale, no? Quella roba lì no, non si può fare perché i trattati dicono di no. Allora, perché i trattati dicono che la banca centrale non può finanziare direttamente gli stati. È che io che ho fatto mercato finanziario da tutto il tempo, ho detto ma chi se ne frega se non li finanzio direttamente, basta che li compri sul mercato questi benedetti titoli, quindi senza dare direttamente i soldi all'Italia piuttosto che alla Germania, basta che entri sul mercato e compri questi titoli di Stato e finisce tutto, no? Quindi non deve comprarli direttamente, basta che li compri sul mercato. Niente, no, questa cosa no, non si fa, non si può fare, è brutto, orribile, ci vuole lo scudo antispread. Quindi congegnano questo fondo dove tutti i paesi europei ci mettono dei soldi e con questi soldi si comprano i titoli degli stati che sono in difficoltà, chiedendogli in cambio riforme o quello che è. Già l'idea mi dava il voltastomaco, no? Perché cioè, l'idea che ci fossero degli strozzi, cioè che si faceva una cassa comune dove tutti ci mettevano i soldi e poi per riaverli indietro se eri tu oppure per farli prestare a qualcun altro, no? Ci volevano le condizioni da strozzinaggio. Già, mi faceva schifo, ma soprattutto non era quello che serviva, perché noi possiamo anche mettere un pochettino di soldi in comune, no? Va bene, mettiamo i soldi in comune e noi paghiamo sicuro, ma di sicuro non sarebbe stato sufficiente, non sarebbe stato utile per tirarci fuori dalle grane, no? Perché la cosa è semplice, se i titoli di Stato sono 2.200 miliardi
e noi ci mettiamo nostri e noi ce ne mettiamo che ne so 50, no? E gli altri ce ne mettono anche loro in proporzione, alla fine otteniamo 700. Anche supponendo che tutti questi 700 li usi per comprare i titoli italiani, quando sono finiti i 700 che cosa fai? No, non funziona, cioè l'unica cosa che capisce il mercato è illimitato, no? E invece questo lo scrivevo, cioè l'ho scritto su tutti i miei articoli che ho fatto sul giornale all'epoca, non è che arrivo dopo così, con quelli che arrivano e dice beh sì, era evidente, cioè lo scrivevo in diretta più che altro perché era una cosa banale. E poi si è capito invece che cosa serviva, a che cosa serviva questo fondo. Non certo a fare lo scudo antispread, e la prova è che non appena questo fondo fu approvato, febbraio 2012, non appena questo fondo fu votato e recepito, ma quello non c'era nessun problema, comunque da quando questo fondo fu approvato, in realtà gli spread o il problema è andarlo salendo. Certo, certo. Questo fondo cominciò a pagare, no? una volta creato e anche prima, no? Perché prima c'era un altro fondo, diciamo, parente di questo qui, che poi l'avrebbe inglobato, che è l'EFSF. Allo spread non aveva fatto un plissé, non aveva fatto nulla, e in compenso pagava. Noi ci cominciavamo a mettere soldi in forme diverse, sia in termini di garanzie, sia in termini di soldi effettivamente versati, fino ad arrivare quasi a 60 miliardi. Voi immaginate che cosa non si poteva fare, cosa invece adesso che si contano i centesimi per il dissesto idrogeologico, il dissesto, le inondazioni, mancano le scuole, no, 60 miliardi nostri che avevamo e che dicevano che non avevamo un centesimo, intanto non avevamo un centesimo, però i soldi da dare a sto fondo ce li avevamo, e hanno preso delle strade tutte fuorché l'Italia. Sono stati dati i soldi alla Grecia, a Cipro, in Portogallo, alla Spagna, all'Irlanda, a tutti questi paesi sono dati soldi che istantaneamente, il secondo dopo che sono stati versati, sono andati a ripianare crediti altrui. Esatto. Anche alle banche, Claudio? Sono andati a ripianare i crediti delle banche tedesche, i crediti delle banche francesi, i crediti, certo, delle banche inglesi e i crediti del Fondo Monetario Internazionale. Ecco, Claudio. Tutti questi soldini qui sono andati. E lo spread nulla, non c'è stato un centesimo. L'Italia andava a 500 di spread a un certo punto e i fondi dei salvastati erano tutti lì, non è che, quindi è evidente che non servivano per lo spread. Quando è che è finita la storia, la menata dello spread? È bastato che Draghi dicesse whatever it takes, senza fondi salvastati, senza nulla. È bastato che dicesse questa cosa e lo spread è finito lì. Poi ha cominciato, senza bisogno di usare il fondo salvastati, a fare quantitative easing, vale a dire a comprare con la banca centrale titoli di Stato. Ma se l'avesse fatto prima? Ecco. Cioè, se l'avesse fatto prima senza far firmare questa roba, che cosa succedeva allo spread? Lo spread sarebbe azzerato e non ci sarebbe stato bisogno del fondo salvastati e quindi di mettere 60 miliardi. Quindi noi abbiamo messo 70 miliardi per una cosa del tutto inutile allo scopo a cui veniva annunciata, ma utilissima per togliere soldi da noi e metterli negli altri paesi. Ecco, Claudio, finisco perché così abbiamo prego. La storia passata. Notare che poi qualche trombettiere di regime, qualche pseudoeconomista lì a servizio permanente dell'Unione Europea dice, ma questi, ma cosa si lamenta, non li abbiamo mica dati, sono prestiti, anzi sarà conveniente, ce li ridaranno. Ecco, immaginate che i prestiti dati alla Grecia, il termine ultimo per la restituzione di questi prestiti, praticamente interessi zero, sarà nel 2070. Perfetto. Ecco, vedete voi. Ecco, Claudio, l'Italia pare che abbia sottoscritto appunto 125 miliardi su un totale, sì, di 705, mi pare, 704
miliardi. E il problema un po' qual è? Dopo chiaramente ti ascoltiamo gli amici in studio, ti ripasso la parola. L'Italia dovrebbe finanziare il MES con la certezza, appunto, sostanzialmente si dice di non riuscire mai ad accedere, perché i paletti che sono stati messi sono allucinanti. Ergo, sono il deficit sotto deficit PIL sotto il 3% e un debito pubblico tendente al 60%. Quindi vuol dire che l'Unione Europea potrà autonomamente aumentare le tasse, fare una, volendo anche una patrimoniale, o anche tagliare le pensioni ai cittadini. Quindi tutto quello che è il welfare, quindi i pilastri fondamentali della nostra economia, vengono brutalmente attaccati da poteri occulti, da poteri finanziari, da chi comunque con la democrazia barra sovranismo non ha nulla a che fare. Erminio, poi ti ripasso la parola. Prego, Erminio. No, il bello è che dovevano essere degli aiuti per la stabilizzazione economica dei paesi europei. Anche perché, scusa Claudio, e chiudo la domanda, per far capire ai nostri radioascoltatori, siamo agli ultimi due minuti, c'è anche una protezione rispetto a queste persone, a questi membri che sostanzialmente manipolano soldi pubblici attraverso anche archivi sostanzialmente inviolabili, beni protetti, e hanno l'immunità da ogni giurisdizione. Quindi assolutamente una situazione assolutamente blindata. Ecco, ti lascio la conclusione in due minuti. No, guarda, è semplicissimo. Questa riforma in realtà fa peggio, appunto, perché mette nero su bianco che noi non potremmo accedere direttamente a questi soldi anche qualora ne avessimo bisogno. Viceversa, gli altri potrebbero accederne per salvare le loro banche, proprio scritto, cioè più straspudorato. Quindi se la Germania ha bisogno di questi soldi per le sue banche, può prendere denaro. Se abbiamo bisogno noi, invece, bisogna passare per una strada che potrebbe anche portare, e sicuramente porterà, alla richiesta di ristrutturare il debito, vale a dire di azzerare o i nostri risparmi e le nostre banche in un botto solo. Il tutto, questo secondo me già dovrebbe bastare, no? Allora, noi di questo capitale di 100 e passa miliardi ne abbiamo versato 15, no? Il resto del capitale può essere domandato a prima richiesta da parte di questi direttori del fondo, e deve essere irrevocabilmente versato entro 7 giorni dalla richiesta. Quindi voi immaginate, ma scusate, lo dirò anche in Parlamento, ma noi andiamo a firmare una cosa che mette nero su bianco, e questo purtroppo era una cosa che ci portiamo dietro anche dal primo MES, no? Che quindi è già una follia. Mette nero su bianco che c'è un signore dotato di tutte le immunità di cui hai detto prima, quindi che può tranquillamente pensare di farlo per gioco e tanto non succederà mai niente, che ci domanda di pagare 100 miliardi e noi dobbiamo versarli entro 7 giorni. Esatto. Ma cioè, è allucinante, è folle. E se questa persona lo fa allo scopo di destabilizzarci, no? o di farci crollare, lo fa a buon diritto, okay, perché è immune, no? E noi, esatto, firmiamo e scriviamo che ci va bene una cosa del genere. Ma io veramente ecco Claudio, divento matto. Siamo proprio a questo punto sul finale. Erminio, velocissimo. Sì, non so se lo sai già Claudio, ma in Italia in un anno e mezzo hanno inventato un altro titolo nobiliare, è il famoso Bisconte da Conte Bis. Bisconte, esattamente. Bravo Erminio, con questa chicca simpatica devo dire che dobbiamo congedarci, quest'oggi è volato. Quindi io Claudio Borghi ti ringrazio tantissimo, ogni tanto ti contatteremo appunto soprattutto su questo argomento che è fondamentale. Quindi vuoi fare un saluto ai nostri radioascoltatori? Sì, grazie a voi, grazie a tutti quelli che stanno diffondendo queste notizie, perché tanto come al solito non si parla di niente, no? Di serio, si dice sì, la riforma del MES, signori, il testo in italiano del MES è arrivato l'altro ieri in Italia, al Parlamento, l'altro ieri. Pazzesco. Quindi figuratevi voi, e il testo originale ovviamente è una roba in legalese molto complicato, con un sacco di termini tecnici, di acronimi e cose di questo tipo. Quindi fino adesso 99,999% di quelli che hanno parlato di questa cosa non sapevano di che stavano parlando, ma lo facevano per partito preso. Esatto. Non vogliamo, perché questa cosa è veramente uno degli nodi fondamentali, secondo me, per la nostra Repubblica. Non sono Grazie. Certo la plastic tax o quelle cose lì, che pur sono delle
idiozie, no, fatte dal governo che porteranno i danni irreparabili. Questo sì, quindi vigiliamo perché i prossimi giorni saranno decisivi. Grazie Claudio Borghi, un abbraccio e una buona domenica.